questa puntata del segreto, Donna Francisca si reca in azienda e, sco Dai, nella fazenda, in e scopre la fazenda. Un po' in Spagna, un po' un anche po'. però Hawaii con questa ultima è schermata, tramoti sull'oceano, no? Eh? Un po' e un po'. Un fra po la po'. Spagna, questo mix and match. Torniamo seri. E andiamo avanti con la seconda parte di verso sera. Torniamo perché adesso è piacere che mai ecco, parliamo di arte, parliamo di tour, lo facciamo con, con un'esperta con cui andiamo subito a collegarci, l'archeologa Tiziana Sgrulloni. Buonasera Tiziana! Ben trovata! Buonasera a voi! Tiziana, salve, come va? Tutto bene? abbastanza grazie e voi tutto bene bene, bene, bene. bene. noi ci divertiamo un po sciocchini però insomma tu <ride> no, no, non più del solito insomma il nostro mood no dai la trasmissione si chiama verso sera si chiama Enjoy joy your sera. time quindi e noi certo, cerchiamo di goderci sta, no? queste mm. eh, questo ore tramonto insieme. Eh? il tramonto il mare questo qui della giornata <ride> Basta, basta così. Sì, mi lasci senza parole. Vabbè. Parliamo di questo: parliamo di tour, di visite guidate, parliamo di quello che si può fare in questo periodo anche insomma, a fronte dell'emergenza COVID, eccetera. Di come ci, ci si sta riorganizzando per poter continuare a visitare le nostre città. E ovviamente, noi partiamo da Roma, partiamo, partiamo dalla da nostra Roma. città. Partiamo dalla capitale, partiamo appunto con te Tiziana, con un'archeologa che offre un servizio di visite guidate, giusto? È corretto? Sì, esattamente, sono un'archeologa e guida turistica. Guida turistica. Eh, lo specifico perché, insomma, ovviamente sì. per essere guida è necessario avere un'abilitazione, sì. e eh, come tutti i miei colleghi, diciamo, sto vivendo un momento un po' particolare in cui eh, mi sto riapprocciando alla, alla ripartenza. Sì. Ecco, ehm, in realtà in questo periodo di lockdown non siamo stati mai eh, completamente fermi, almeno per quanto riguarda la testa, siamo sempre eh, stati proiettati. Eh, in infatti, avanti. perché giustamente stavamo tutti a casa eh, senza, <ride> senza poter uscire. Invece che cosa avete fatto? Come. Eh, Beh, come... Beh, c'è chi per esempio si è approcciato a dei tour virtuali, c'è chi ha programmato mm -hmm. nuove visite, eh, però ecco, è stato un momento abbastanza brutto. Brutto That's sia right. ovviamente per, nel contesto generale, <ride> no? yes, yes. Eh, ma per noi in particolare perché siamo state un po' una categoria forse eh, tenuta in poco considerazione, yes. perché, essendo anche un nostro lavoro particolare, no? Voi immaginate una persona abituata sempre a stare all'aria aperta, a contatto con la gente, uh, nel mio caso specifico uh, il periodo del lockdown ha coinciso anche con il momento del turismo scolastico, che è il momento certo, in cui il momento io, io lavoro alto. di più, certo, e quindi... Esattamente quindi voi immaginate che di solito da marzo fino a maggio ho problemi quasi a gestire tour a incastrarli certo. perché è il momento d'oro no tra virgolette quindi voi immaginate un po' quello che insomma che è potuto come abbiamo potuto vivere questo a livello economico sì. è stato un grande danno però ecco. però scusami un sì. secondo perché le sì. immagini che stavamo vedendo sì. Salvatore se le puoi rimandare sono proprio <ride> le immagini che fanno riferimento al momento in cui hanno riaperto uh -huh. uh, il, le visite al Colosseo e quindi piano piano qualcuno con voglia, un po' di timidezza eh. si è in avventurato, si è avvicinato, si è andati un po' in giro, ma certamente vedere la città comunque eh, quasi ancora chiusa, deserta, eh, eh, eccetera, fa e eh, ci ha fatto tantissima impressione. Io immagino, Tiziana, ti volevo chiedere fin da subito, sì. da guida turistica, da archeologa, che effetto ti possa aver fatto? Uh, a te, che magari lo conosci davvero come le tue tasche, vedere il Colosseo vuoto De come certo. penso che nessuno De abbia stesse, mai visto eh. prima perché veramente a noi romani non è mai capitato mai. di poter vedere il Colosseo <ride> con zero mai, turisti. Ah, pure con la pioggia, qualunque eh, esatto: ora. zero code ai botteghini, abbiamo code. visto e turisti praticamente assenti. Eh, che impressione ti ha fatto? Beh, è difficile dirlo, forse è difficile anche trovare le parole, proprio perché di solito siamo abituati a fare agomitate quasi per, per entrare, no? Tutto il sole cocente, la pioggia, la grandine, insomma, come avete detto voi, è molto strano, eh, per certi aspetti, suggestivo. Ecco, forse eh, se vogliamo vedere questo momento di ripartenza... Eh, in modo positivo, almeno cerchiamo di trovare il lato appunto buono. Questo è il momento ideale per visitare Roma. Sì. Eh, questo momento Roma sta tornando per forza di cose ai romani. Quindi forse sì. è il momento per è Esclusiva proprio, abbiamo esclusiva. una Roma esclusiva, posso dirlo? Assolutamente sì. sì. Eh, diciamo che quello che mi capita spesso, mi è capitato spesso di sentire in questi anni di romani che non conoscono Roma. Sì. Sia perché per Come questioni no. magari proprio di interesse, per questioni lavorative, sia perché obiettivamente eh, per un romano che passa davanti al Colosseo e vede quella fila no? eh, di spaventa. interminabile. <ride> sì, si spaventa e dice: Vabbè, ci abito, ci torno un'altra volta e poi vero, non ci un mai nella sua vita. Ma, ma è così Quindi, perché magari vai all'estero, no? vai a Parigi, sì. devi andare a vedere il Louvre. Hai il weekend, hai tre giorni, ti metti l'anima in pace, compri il biglietto e sai che quel giorno tu lo passerai al Louvre facendo a la, la fila, fila per l'ingresso con le misure di sicurezza anche di due ore, anche di tre, tre ore, ore, perché quello, quello da è. lì non se ne esce. Se sei a casa tua dici, vabbè, ma a me oggi di fare la fila tre ore. Non è che proprio mi vada, e quindi faccio qualcos'altro. Però andando avanti così significa si che il rimanda, Colosseo. Tu rimanda, fondamentalmente esatto. l'hai visto quando eri il ragazzino con le scuole che ti hanno portato. Magari nel frattempo facevi casino ecco, con i tuoi compagni di classe, niente. non hai seguito nulla o comunque non te lo <coughs> ricordi, lo vivresti in maniera Pensarti. diversa. Esatto. E invece non, non lo conosci. E adesso puoi, adesso è l'occasione giusta. Siamo più grandi, siamo il Colosseo, Musei Vaticani, Musei Capitolini. Poi pensiamo all'infinita ricchezza dei nostri luoghi storici, archeologici, musei, veramente una ricchezza infinita che abbiamo e di cui adesso possiamo finalmente eh, trarre e beneficio. E poi tu Tiziana no? ti muovi fra Roma e Viterbo anche, giusto? Sì esattamente, eh. io ho preso l'abilitazione per entrambe eh. le province eh, e quindi generalmente i miei itinerari spaziano tra queste eh. due, due città e, eh, e dintorni. Eh, se posso aggiungere una sì, cosa sì. a proposito Vai. di quello che stavate dicendo, eh, questo è il momento buono anche per le passeggiate. Mm -hmm. eh, diciamo che eh, per quanto riguarda i musei, eh, ovviamente adesso sono più vivibili, ma siamo ancora in una fase di, di rinizio, no? di, mm -hmm. di... quindi ci sono ancora delle norme magari eh, bene, da, da, da definire bene, perché ovviamente la situazione sanitaria ancora non è completamente stabile. Certo. e Quindi mi rendo conto che molte persone hanno paura effettivamente di, di entrare in un museo. Però questo Perché è, momento... è un luogo chiuso, no? Per quello è un quello luogo è il chiuso, esatto. Certo. Eh, però questo è anche il momento di fare delle passeggiate appunto con una guida turistica che sono nel centro storico di Roma, che mm -hmm. esatto. è vuoto. È <ride> quindi c'è la possibilità di poter eh, vedere veramente dei posti che prima magari ci siamo passati davanti ma non l'abbiamo mai notato. Con tutta ma... la calma. Con sì, la pace, anche, di, anche con, con la pace proprio di ascoltare, no? di ascoltare la guida, che guida certificata perché, pure qui, lo vorrei abilitata, sottolineare abilitata perché c'è tanto sciacallaggio sì, su questo, sì, non se ne può più. Sì. Certe volte, insomma, si improvvisano. Anche veramente perché, dopo aver ecco, letto Wikipedia ecco. spieghiamolo, un, una guida eh, con un attestato è una persona che ha studiato tantissimo esatto, e esatto, l'esame esatto. per diventare esatto. guida turistica credo che sia uno dei più difficili è più perché è praticamente eh, dalla A alla Z della storia dell'arte della storia dell'antichità e di non tutto, solo quindi è veramente storia, una conoscenza cultura, amplissima che non si trova così tutti i giorni dietro casa è uno studio continuo, anche perché considerate che alla guida viene chiesto veramente di tutto, non oh, soltanto la storia e l'archeologia di un posto, ma... Eh Tiziana, tutto. chissà, tutte, mm. poi tutte quelle curiosità che magari, no? Non lo so, andiamo al Pantheon, allora magari c'è chi dice ma c'è il vetro sotto, oh no. mi mettono gli ombrelli, oppure c'è la storiella che c'erano tutti i demoni che poi hanno fatto l'esorcismo, sono usciti, hanno spassato via la punta, ma tutte queste storielle che pure lì giustamente no, vanno, vanno giustificate, vanno, vanno e spiegate. Vanno anche raccontate, eh. spiegate, e le lingue, parliamo anche della e conoscenza lingue, delle lingue straniere lingue. che ovviamente insomma, assolutamente, assolutamente. sono uno strumento eh, di, lavoro, ecco. di lavoro fondamentale. Tiziana, visto che parlavamo di itinerari, non so, suggeriscici sì. qualcosa, parliamo de dei tuoi prossimi tour, dei qualche tuoi prossimi itinerari, darci qualche appuntamento. Allora, intanto per chi fosse interessato, eh, ho un sito sì. web, non so se posso dirlo. Assolutamente certo, sì, sì, certo. Sì, che esatto. Si chiama www.romaguida.turistica.it, okay, in okay. cui eh, presento un po' gli itinerari che, mm -hmm. di cui mi occupo, mm. eh, che, ho, che in parte ho creato, eh, in parte ho adattato anche alle richieste che mi vengono fatte di volta in volta, perché dovete considerare che il lavoro di guida eh, ha, presenta del, eh, dei clienti completamente diversi, quindi andiamo dal, dal privato che vuole una visita eh, altamente specialistica, al turista che viene una volta a Roma e vuole vedere tutto in un giorno. Certo, è molto molto no. divertente. Dimmi la verità, quando arrivano i turisti, quelli che sì. fanno Roma in due giorni e mezzo, perché poi sono tre giorni ma in realtà sono due giorni e mezzo tra tempi di arrivi finita, eccetera, eh. poi magari non sono neanche giovanissimi e né così eh. veloci, no? Perché dai ragazzi, Vabbè, dobbiamo ci metterlo, ci sta ci ovviamente, sta. è giusto che visitino Roma, però è, è impensabile poter dire visito Roma in due giorni De e certo. mezzo. E mi muovo insomma no, no, non benissimo, non come, non come usa in bolt. Ti metti le mani nei capelli e cominci a fare che cosa quando hai a che fare con, <ride> con queste situazioni? Magari dei grupponi sorriso. di americani. Sempre col sorriso. Sempre col sorriso, sempre col sorriso, perché penso che comunque eh, è vero che il nostro lavoro va rispettato, nel senso che eh, alla fine siamo. La parola della guida deve essere quella di gestire l'itinerario in base a come deve essere perché alla fine la guida conosce effettivamente i tempi no? che so, di ingresso, di spostamento, ma ehm, soddisfacendo il cliente, perché alla fine deve essere qualcosa di piacevole, non deve essere né un tour di forza né eh, una, una tortura, quindi eh. bisogna sempre con il sorriso accontentarli, ma <ride> come eh, dire, allo stesso eh, tempo rispettando eh. l'itinerario che insomma... Eh, che... Sì, eh. Insomma, mi tutto sono tutto. immaginata alle prese con un gruppone di simpatici signori non provenienti sì. dagli <ride> Stati Uniti che magari poi si vogliono fermare Col a caldo. mangiare qualcosa, ma fa caldo eh. a luglio a Roma! e vabbè, e Però vogliono e vedere tutto così. in due però... giorni e mezzo, tutto, tutto lo scibile possibile e immaginabile che c'è a Roma. Insomma. Poi Bisogna... ci consiglia di tornare ovviamente, quindi eh. quello può essere il modo Come per no. invogliarli a tornare. Allora, il sito l'abbiamo detto www. Roma, Roma Guida, Guida Roma .it. ok, It. e lì possiamo dare già una sbirciatina a sì, quello sì. che solitamente hai fatto. che Fai. Prossimi appuntamenti, Tiana. C'è una visita curiosi. serale in programma. Sì, eh, serale, eh. Serale, diciamo tardo pomeriggio più mm -hmm. che serale okay. le 18 eh, sabato 18 luglio va bene perché non c'è verso sera. Siamo liberi, quindi potete andare <ride> e appunto. possiamo venire anche noi. Dove ci porti? Abbiamo <ride> controllato prima eh, brava. <ride> dove ci porti, allora, Tiziana? Che eh, si chiama un itinerario che si chiama Divertirsi nell'antica Roma Bello. ed è un modo per è pensato proprio per, per i romani e per le famiglie. Mm -hmm. Proprio in virtù di quello che dicevamo prima, spesso passiamo davanti, che so, al Colosseo, non mm -hmm. l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai eh, approfondito. Eh, e quindi l'idea è proprio di fare questa passeggiata per scoprire un po' come viveva un gladiatore, mm -hmm, quindi sì. spiegando tutto esterno in modo che eh, non abbiamo, è, diciamo, è più semplice rispettare anche le norme anti-COVID mascherina obbligatoria eccetera e, e con qualche particolarità che non vi dico perché mm. altrimenti vi è sorpresa, quindi un monumento super conosciuto e un Però, rivisi, una visita Però, rivisitata eh, esatto, in maniera, maniera un po' diversa, degli aspetti ancora ancora da, da scoprire e eh, quanto ce n'è ancora da, da scoprire e da sapere. E per quanto riguarda invece Viterbo anche mi piacerebbe anche andare Bella a fare Viterbo, una, eh. un, un giro a Viterbo che conosco devo dire eh, poco, un po' più nei dintorni, eccetera, ma non alla perfezione. Ma mentre è una cittadina bella, veramente molto, 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 molto bella. bella, io ci vado spesso. Che tour consigli su Viterbo? Che tour proponi? Allora, eh, tour precisi sono ancora su Viterbo sono ancora in programmazione okay. eh, però naturalmente eh, gran parte del mio lavoro si svolge su richiesta quindi okay. eh, Viterbo ha questa particolarità ecco di essere eh, confronto a Roma naturalmente meno turistica okay. eh, eppure permette delle gite fuori porta meravigliose dalla, dalla città di Viterbo che ha degli angoli insomma molto particolari exactly. a Tarquinia eh, Villa Lante. Villa Lante, bella, bellissima ci dà il bagnoreggio, insomma sì. potremmo parlarne più, Come purtroppo no? forse sono poco noti. meno commerciale diciamo, possiamo dire sì, così esatto. Tiziana eh? esatto, meno commerciale anche se posso dire che poi quando ho portato i gruppi tutti hanno chiesto di tornare perché Come effettivamente no? è molto perché è poi è, molto... è sicuramente quell'autenticità che anche il turista straniero in questo sì. momento eh, insomma fino all'emergenza Covid cercava perché al di là del eh, del monumento dove non puoi non andare se visiti l'Italia, se visiti Roma, eh, però chiaramente poi ci sono tutti quel, quei luoghi, quei piccoli borghi che fanno dell'Italia eh, uno dei paesi più amati dai turisti proprio perché trovi a un certo punto delle località assolutamente diverse e inaspettate. No? Eh? Una, la, la mamma della mia migliore amica, lo racconto volentieri: che è canadese. Sì. E quando viene in Italia, eh, mi racconta che per lei è come quando visita un borgo, un piccolo borgo del nostro paese o un determinato quartiere delle nostre città, Roma, Napoli, che sia. Mi dice: È come se io stessi nel presepe, all'interno di un, un presepe, presepe vero, perché ho la quella dicono sensazione in molti lì. Cosa, la dicono in molti. E questa è una cosa che piace tantissimo agli stranieri quando si trovano a vivere, e a vedere piccoli dei piccoli borghi che obiettivamente sì, in paesi non, come non Stati Uniti e Canada non hanno, non sono assolutamente diverse. Tiziana, quanto è difficile ripartire, soprattutto con le nuove norme, ma non solo? Io prima dicevo di sciacallaggi, eh, magari in questo periodo sicuramente c'è voglia di tornare a visitare e stare all'aria aperta, a me ad esempio non va di stare al chiuso. Però allo stesso tempo ci sono sempre le solite proposte, le solite richieste. C'è cioè chi gioca ad abbassare i prezzi, mm -hmm. e così si va veramente a sminuire anche tutto quel lavoro. Un'altissima professione. Esatto, esatto, esatto. Beh, in questo momento è molto molto difficile. È molto difficile sia perché credo che anche psicologicamente ognuno di noi no, è combattuto okay. da una parte dalla voglia di uscire. Dall'altra è ancora un pochino timoroso perché non sappiamo esattamente un po' come si eh, evolverà la situazione, tutto sommato. E dall'altra poi non esistono delle linee guida comuni, univoche per, esatto, per fare questo c'è parecchia, nostra... parecchia confusione. C'è parecchia confusione, c'è moltissima confusione, sì. ma anche banalmente, dal numero di, eh, di persone consentite nel esatto. gruppo all'interno di un gruppo. Se noi andiamo a vedere diversi musei, ognuno ha un numero diverso. Quindi poi fa? cambia. È un, per noi è, è Ma più ecco, io, questo Tiziana faccio ah, un esempio stupido scusami lo, lo spieghiamo probabilmente il numero diverso di persone eh, per il gruppo all'interno di un museo dipende dagli spazi stessi del museo immagino beh in teoria sì mm. in teoria dovrebbe. sì però è molto sì dovrebbe però è molto però mette in difficoltà chiaramente questo, chi deve dicevo, organizzare un gruppo se tu se noi pensiamo a qualche tempo fa appena c'è stata la possibilità di tornare a celebrare i funerali esempio sì. Mi ricordo uno dei primi mm -hmm. dati erano 15 persone, però se io faccio il funerale a Santa Barbara vicino a Campo dei Fiori, che è una chiesetta mm -hmm. di 10 metri quadrati, è chiaro che non è la stessa cosa certo. no, di tanti Puoi altri. Per che... in una chiesa esatto, di campagna magari sì. all'aperto. Eh, sì, non, non è esattamente la stessa cosa, purtroppo c'è ancora tanta confusione, però secondo me Tiziana c'è pure la voglia un po' di tornare. A vivere, a vedere, a riscoprire. Ci sono richieste, stanno arrivando richieste per informazioni, di prossimo appuntamento. C'è movimento sul tuo sito? Beh, richieste eh? sicuramente sì. Richte sicuramente eh. sì. Adesso vediamo se si eh. concretizzeranno naturalmente, però. Poi c'è una bella piano. stagione. Sì, sì. Credo che si voglia riscoprire un po' ehm, il bello, la uh -huh. tranquillità, ecco, più che un turismo di massa, no? uh -huh. di, di veloce, come posso dire? Eh, nella calca, nella folla, sì. ecco, qualcuno comincia a capire, soprattutto del, a livello di turismo di prossimità che poi più. di questo stiamo parlando sì. in questo momento certo, sostanzialmente, certo. Eh, vuole farti appunto la passeggiata, vuole godersi, ecco, ricominciare a goderti ciò che di bello abbiamo intorno. E questa voglia di far... forse quest'anno anche un po' forzata del, del turismo a chilometro zero, secondo me. Per forza, eh? per forza, assolutamente. Giocheremo sì. su questo. Ecco, da questo punto di vista, al di là di, eh, dei cittadini romani che possono appunto eh, sceglierti per organizzare un tour nella nostra città, nella propria città, eh, sì. Stai ricevendo richieste anche per capire un po' se sì. c'è movimento da parte sì. del resto d'Italia nei confronti di, eh, delle città d'arte? No, in questo caso parliamo dunque di Roma. Stai ricevendo richieste, non lo so, di persone che vogliono organizzare un gruppo in arrivo dall'Umbria piuttosto che dalla Toscana, da altre regioni d'Italia, oppure è più proprio un turismo che rimane in loco: quindi Roma su Roma o Roma su Viterbo, ma non si va ancora oltre. Beh, sono molto sporadiche le richieste fuori regione, questo lo, lo devo dire, ancora siamo in una fase di, difficile. Ecco, io spero che si cominci a sbloccare un po', eh, un po' tutto quanto, anche perché la nostra professione sta vivendo veramente un momento molto, molto particolare. Ecco. Ci vorrebbe anche qualche cosa che incentivasse la, la, questa eh, ripresa. Perché... Una sorta di bonus culturale, sì, cioè, vero, abbiamo il bonus vacanza no? per l'aiuto agli operatori turistici del settore alberghiero, della ristorazione, per le località. Di vacanze in questo caso, magari un bonus, un bonus per chi utilizza ehm. insomma eh, la cultura per le durante le proprie ferie, durante le proprie vacanze, durante il proprio tempo libero. Secondo me darebbe un aiuto ulteriore. Perché, perché poi, poi la cultura è un diritto: è un diritto parte, che tutti dovremmo permetterci. A parte quello, eh. assolutamente sì, ma c'è anche un discorso eh, del periodo in cui siamo. Siamo ormai a luglio inoltrato. Purtroppo Tiziana è chiaro che tante persone piuttosto che rimanere in città decidano il sabato, la domenica, il weekend, quando non lavorano, di andare al mare piuttosto che in montagna, piuttosto che in campagna, no? all'aria aperta, anche perché siamo stati tre mesi chiusi dentro casa, quindi direi che esatto, soffocati, è naturale. Sono sicura che a partire da magari da settembre torneremo a scoprire anche con un clima un po' più fresco le nostre città molto di più e secondo me ti ritroverai di nuovo nella situazione in cui fai fa farai fatica ad incastrare tutte le date <ride> per, per le ah, video, Sì, insomma, ma, dai, dai. ma anche d'estate <ride> con queste belle serate al fresco eh, adesso fai... sì eh. la sera dai, sabato ore 18 allora Tiziana sì esattamente bene uh -huh. bene Dopodiché ricordiamolo. Il, ricordiamolo il tour sabato sì. questo ore 18 sabato il 18. tour per sabato. scoprire le curiosità sul Colosseo esatto. Colosseo divertente e poi, okay, sabato 18 luglio 18 luglio e poi tanti altri appuntamenti basta andare sul sito www.romaguitaturistica.it vedete, spulciate oppure scrivete direttamente a Tiziana che, che, che vi risponde esattamente eh? Tiziana grazie per essere, per essere stata con noi intanto abbiamo detto ci vediamo sabato 18 luglio poi torneremo a parlare, torneremo magari anche a vedere, a scoprire qualche altro, qualche altro tour più avanti, va bene? Va benissimo, grazie. Grazie, un un grazie buona serata. Un buon proseguimento. Grazie, grazie. Ciao anche Tiziana, a te. Ciao. In bocca al lupo naturalmente grazie. a Tiziana e a tutte le guide turistiche, a tutti gli specialisti sì, della dai. cultura che in questo momento eh? nel nostro paese stanno facendo un po', un di, po di fatica, fatica però, a ripartire. Me, e se possiamo, insomma, ragazzi, diamo una mano, sì. cioè, anche questo si è parlato tantissimo, no? di dare una mano, giustamente, eh, per carità ai ristoratori, ai negozianti, eccetera, ma ci sono tante categorie tante. di professionisti e qui parliamo di un'altissima professionalità che sono stati un pochino trascurati Inizi da parte, allora ah. magari ci dedichiamo che poi in realtà eh, ci facciamo un regalo, ma che poi ci esatto. resta perché facciamo una bella passeggiata di cultura eh, con una guida esperta che ci racconta, che ci spiega, che ci arricchisce, poi, oppure la possiamo anche regalare. Eh? Volete fare una cosa veramente ecco. cool? Veramente, veramente che... Vi renderà indimenticabili, festeggiate un anniversario, un compleanno, la laurea, sì. eh, quello che vi pare. Avete un, motivo, un anniversario, un motivo per festeggiare, invece di fare il solito party, che tanto non potete fare, dovete stare attenti a distanza, invito lontani invito, gli uni dagli altri, diventa tutto un problema. Organizzate una visita guidata, offrite il biglietto, il tour vi viene fatto personalizzato e può diventare una cosa. Molto divertente, all'aria aperta, che non vi costringe ad essere un numero limitato di persone, perché esatto. potete insomma essere anche 15 persone anche, esatto. giustamente distanziate. E cucito addosso alle vostre esigenze, ai vostri è gusti. Vero. Magari uno chiede: vorrei andare a vedere, non so, quella strada, quel, quel, Le, il quartiere Coppedè. La storia ecco, delle so. statue parlanti di Trastevere, anche. delle statue parlanti romane. Ragazzi, è divertentissimo. Cucito su misura, esatto. meglio di così? Esatto. Dovremo che ci andiamo a vedere, che dici? Beh, mi piace eh? questa cosa del Colosseo divertente, mi ha incuriosito Vero. perché ho capito che c'era qualcosa dietro che Tiziana no. non ci stava eh, dicendo, infatti, ovviamente. Quella quella e quindi mi sono rimasta... Dice, ci sarà ancora qualcosa di più, <ride> sì. ancora qualcosa e di più. E poi ti dirò di più, la gita eh, la anche sera, verso eh? Viterbo... Una bella passeggiata no, verso di Viterbo. Verso Viterbo ce ne andiamo anche alle terme. Eccola, quello stavi pensando. Le terme la sera, fa caldo. Allora, facciamo così. Tiziana, te lo chiediamo noi. Noi vogliamo no, no, salutata a sì. facciamo così veniamo un sabato a Viterbo sì. ci facciamo una bella passeggiata scegli tu okay, ci fai, fai vedere Viterbo ville, in un giorno facciamo noi no ville cioè, storiche dopodiché la sera ce ne andiamo alle terme va bene ci sto io ci sto ti, eh. ragazzi se volete Zainetto, venire scriveteci eh, costume eh, a e via se Ciabattine, volete venire ci potete scrivere vi aggiungete vi macchina, aggiungiamo al gruppo ci trovate sui social Manuel Bartolini Misa Urbano trovate le nostre lovori di Misa Urbano 3,3 No. no, ok. No, il telefono no. Scommetto che non lo sai, a memoria? No, non lo so a memoria. E, <ride> info che ho c'è Radio Cusano <ride> TV esatto. Italia per l'indirizzo email. E noi ovviamente vi aspettiamo. A questo punto, più siamo più ci divertiamo, tanto possiamo stare su Assolutamente sì. Lontani. Signori, grazie per essere stato con noi, per essere stati con noi. È stato un piacere anche oggi. Una bellissima puntata. Ti sei divertito? Eh? Io mi sono divertito Bene. anche oggi. Meno male. L'appuntamento: vuoi ballare? Con le nacere? Sì, non ne ha chiesto ehm, delle nacche con, con le nacere? No, con la sigla finale di donna. <ride> Sì, Donna Carmela. <ride> Di Donna Carmela, Vabbè. noi vi auguriamo una buona serata sempre qui. Lo facciamo sempre Se, sul 264. A domani. Wuuh. No.